oggi. Chi denuncia le richieste di Pizzo non pagherà la Tari. È l'iniziativa del sindaco di Bagheria, il pentastellato Patrizio Cinque. Dopo il blitz antimafia Nuova Alba dei Carabinieri, che ieri ha portato in carcere 16 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata. Non credo che gli strumenti messi in campo oggi siano sufficienti per togliere ossigeno alla mafia, dice il primo cittadino. La politica deve fare di più. Servono leggi ancora più dure e si devono monitorare i movimenti finanziari di tutti i soggetti contigui ai mafiosi, dei parenti e dei soggetti prossimi. Secondo Cinque, l'operazione dei carabinieri contro gli esponenti del mandamento mafioso di Bagheria rappresenta una prova dell'ottimo lavoro svolto dalle forze dell'ordine sul nostro territorio. Tra le persone finite in carcere c'è anche Pino Scaduto, il boss che, come emerge dalle intercettazioni, aveva ordinato al figlio di uccidere la sorella perché aveva una relazione con un maresciallo dei carabinieri. Oltre a quello del boss Pino Scaduto, dice Cinque, ci sono nomi già conosciuti alle cronache tra gli arrestati, delinquenti che hanno infangato la città, che l'hanno resa tristemente famosa e che invece vuole riscattarsi dall'immagine di terra di mafia ed essere sempre più città di turismo, di bellezza e di cultura. Ovviamente il sindaco non nasconde lo sconforto nel ritrovarsi ad amministrare un territorio dove il numero 2 della mafia siciliana si trovava a piede libero, rilasciato dalle autorità giudiziarie. Ho più volte denunciato che così diventa veramente dura per la cittadinanza vivere con serenità, ha detto, che la pressione mafiosa di Cosa Nostra fosse ancora molto forte a Bagheria, come dice il comandante dei carabinieri Caterino, che ringraziamo, l'amministrazione che dirigo lo ha sempre detto.